Eccoci. Bene, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon tutto, buona vita, quello che è, a chiunque stia guardando, ci abbia guardato, ci guarderà, in qualsiasi tempo funziona questa cosa. E questa che è la prima trasmissione, la prima prova, il primo provino, il primo di questa nuova rubrica che si intitola I giardini pensili, fra virgolette, anzi fra parentesi, hanno fatto il loro tempo. Grazie a Mariangela, che ora saluta. Grazie Antonello. No, grazie Poi. ad Antonello e grazie anche al nostro primo ospite. E soprattutto al nostro primo ospite, sì. Vai con la Grazie. presentazione. Che in realtà Fabio Pa-pa-ra-ra. sarai la cavia, come dire. Mi sono vestito da cavia. Ecco cos'era, pensavo fosse barba, invece no, ho capito, è il travestimento da cavia. Va bene, abbiamo con noi Fabio Coriù Calabrò. Buon pomeriggio, buon tutto, buona vita a tutti. Per me è difficilissimo definire Fabio, anzi, no, è facilissimo perché partiamo dalla cosa importante, perché è un amico, innanzitutto. E questa è la cosa per me più importante. Poi è un eclettico artista. Lì dove artista cerca di contenere il musicista, lo scrittore, l'appassionato di cinema, l'appassionato di cultura, l'architetto anche, no? Fabio, Sì. Sì. ahimè, come dire, lo sguardo che dice, ahimè, anche questo. Ho anche questa colpa su un pezzo di carta. L'ex monaco buddista No, tuttora io sono ora resto sempre monaco Zen, che voglia o non voglia. appunto e quindi cioè, insomma parlando con Maria Angela quando abbiamo stilato un elenco di personaggi che potevano partecipare ai nostri inviti per me Fabio doveva essere uno dei primi. Perché la distanza che ci può essere un collegamento video poteva essere facilmente accorciata dalla potenzialità delle tue caratteristiche e delle tue qualità, Fabio. Ti ringrazio. Poi sai perfettamente che il conto è quello solito, quello che mi dice. Io partirei da una cosa, Mariangela, se sei d'accordo. Con Fabio è facile appunto parlare di tantissime cose. La prima cosa che mi viene in mente, chiaramente, è il rapporto attuale, le problematiche della cultura. Sia per quello che riguarda la cultura, come dire, istituzionale, no? Quella che troviamo nei teatri, sui vari palcoscenici, ma anche la cultura che spesso non viene definita cultura, oppure ci si dimentica facilmente, che è quella che invece ha come palcoscenico le nostre strade. Fabio è un fantastico rappresentante di quegli artisti che quotidianamente fanno diventare più belle le nostre città, portando la loro arte nelle strade. Ci sei, Fabio? Ci sono un po' basito perché la risposta, per quanto possa sintetizzarla, richiede un po' di tempo. Hai precisato bene e ti ringrazio per aver detto che la nostra arte di strada rende più belle le città, perché è un'esperienza che vivo e che ho vissuto fino a che si poteva fare. Adesso, causa Covid, è stata interrotta prima, è stato possibile per un po' rifarlo. E adesso fino al 15 gennaio del 2021 non si può, il che significa per noi, oltre che mancato introito, anche la mancanza del contatto con le persone. C'è paura di assembramento, ma non c'è problema di assembramento, è proprio difficile che ci sia un assembramento. Io provo sempre tanta soddisfazione perché vedo che la gente è empatica. Quando tu suoni per strada,
soprattutto se sei bravo, se fai delle cose piacevoli, la gente ci sta, si ferma. In via Paolo Sarpi, che è Cinacittà a Milano, Chinatown, Cinacittà mi piace chiamarla, la gente passa e si ferma, ascolta, magari ritorna addirittura indietro. Cioè, succedono cose per strada, succedono cose che a teatro non succederebbero mai. Per cui la cultura, oggi come oggi, si espande fino ad arrivare per strada, se quella che possiamo chiamare cultura è anche arte e viceversa. L'arte di strada è un vero tramite ed è diretto, è subito, arriva lì. Se non gli piaci, la gente non si ferma, non ha tempo. Ma se gli fai ricordare che hanno anche quel secondo, quei 30 secondi di tempo per ascoltare, lo fanno volentieri. I teatri sono un'altra cosa. Facevamo fino a poco tempo fa, assieme all'amico Claudio Madia e a Beppe Boron, a casa di Claudio, il Circinca. Una bellissima esperienza, una casa che mette a disposizione un salone completamente addobbato in cui fai il circo in casa. Ed era una bellissima cosa. E purtroppo lì l'assembramento era necessario, si era proprio gomito a gomito. Trovo che qualsiasi spazio sia adatto, ma soprattutto riprendersi la città attraverso l'arte sia il modo giusto per ragionare sui meccanismi che ci spingono talvolta a ignorare certi spazi, che possono essere invece valorizzati se li metti lì un artista. A fare finta che lì non sia successo niente e invece gli fai vedere che lì è successo qualcosa. È anche un percorso storico che si può fare all'interno delle città. Niente Sì, di a me viene in mente, nuovo. è sempre venuta in mente anche un'altra cosa, che l'artista che suona per strada, l'artista che suona negli spazi, nella natura, come succede a volte anche in alcuni festival, mi viene in mente il festival di Paolo Fresu a Berchiglia, dove il Certo. 65% degli spettacoli sono in situazioni naturali o perlomeno in situazioni che non sono un palco. In questo modo si annulla totalmente la distanza tra l'artista e il pubblico. In quel momento l'artista è al tuo stesso livello e tu sei a quel livello lì, per cui non c'è più questo spazio, questa altezza del palco, questa distanza dalla sedia, dalla poltrona, e quindi si ha un rapporto diverso, già di partenza, già soltanto lì. Sì, in effetti, come dire, la strada ha quell'immediatezza, infrangere un po' quel diaframma che si crea nel momento in cui si entra in un tempio, come può essere il teatro, dove, come diceva Antonello, ci si dà diverse altezze, ognuno ha il suo spazio. Invece la dimensione della strada è veramente molto più immediata e al contempo, come diceva giustamente Fabio, c'è il riscontro. Mi piaceva molto anche questo discorso che faceva Fabio, del fatto che la performance dell'artista di strada diventi anche il momento in cui si sottolinea un luogo, un momento, un frangente. E lo trovo molto interessante questo aspetto, perché effettivamente dà un valore aggiunto a quella che può essere l'esibizione, in strada. Se posso insistere sull'argomento, io ho Tu devi. lavorato un po' dappertutto in tutti i tipi di luoghi, dai luoghi malfamati di Palermo a quelli dimenticati di Milano, a situazioni montane, addirittura alpine, senza trovare una reale differenza nel rapporto col pubblico. Devo dirti, a me piace tantissimo il teatro, adoro il teatro, l'ho sempre fatto volentieri, però lì è facile, è più comodo. Le luci sono spente, spesso non vedi neanche in faccia il tuo pubblico, tu sei lì, fai il tuo spettacolo sul tuo bel palco, la gente ha pagato il biglietto, che tu sia bravo o non bravo, che te frega. Invece il confronto diretto avviene proprio in questi spazi stradali in cui la gente si guarda in faccia. Spesso c'è un'interazione fra gli artisti ed il pubblico, dipende sempre da come sei fatto, e dovrebbe essere, secondo me, obbligatorio per qualsiasi artista, un percorso all'interno della tua formazione che dice no, dal tot al tot tu devi lavorare per strada, poi del palco ne parliamo. Perché l'educazione di strada ti porta anche a lavorare diversamente sul palco. Certo.
Poi c'è il palco grande, il palco piccolo, il palco medio, le variabili sono assolutamente No, infinite. certo. Fabio, immagino che infatti sia diverso, ad esempio, quando si è all'interno di un festival come il Busker di Ferrara, è chiaro che il pubblico è un pubblico abituato, che conosce e che è partecipe fino in fondo. Un'altra cosa invece è quando ci si ritrova a fare delle improvvisazioni, dei momenti di arte. Così, in mezzo al traffico, in mezzo al passeggio quotidiano, e lì immagino che ci sia anche, intervenga anche una parte di improvvisazione che è quella che poi dipende anche dalla reazione del pubblico, no? Assolutamente. E devi sempre avere il senso della misura. Ci sono artisti che hanno il loro, soprattutto che sono i giocolieri o gli acrobati, hanno le loro routine e quello fanno. Magari usano le basi registrate e quello fanno. Nel mio caso, che lavoro in acustico col mio simpatico ukulele, di cui casualmente ho qui un esemplare, è diverso. Perché significa proprio improvvisare, significa ascoltare il pubblico, percepirlo, vedere chi vuole fermarsi, chi non vuole fermarsi. Anche una canzonetta basta, delle volte. Se è fatta bene, se è fatta giusta. Sei solo tu che devi avere un po' la sensibilità. Ti dico, ultimamente mi capitano cose strambe. In una situazione in cui io sono lì a suonare, proprio in questa famosa via Paolo Sarpi di Milano, non solo la gente si ferma, si fermava, ormai parlo, è un tempo passato ormai, però Certo. sono gran bei ricordi. Ma i negozianti venivano fuori a darmi le monetine, i baristi venivano fuori a darmi le monetine, gli stessi cinesi, il cinese che porta l'acqua minerale col carrello, si ferma, appoggia il carrello, mi dà la monetina e poi riprende a portare il carrello. Sono cose commoventi, devo dirti, da questo punto di vista. Vuol dire che funziona. Se persino la sensibilità di chi ci lavora, di chi opera, ti porta a fare questo tipo di scelte, no? Per cui lavorare per strada diventa non solo una necessità, ma anche una scelta, che mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. È vero, all'interno di un festival tipo il Ferrara Basker Festival, il pubblico arriva già preparato, come a Certaldo, come in altre grandi manifestazioni. E quindi sta anche cercando, vediamo com'è questo, vediamo com'è quello. E Sì, poi fa anche il c'è, e confronto. lì l'assembramento è, se ci siete mai stati, sia a Ferrara che a Certaldo soprattutto non si riesce a passare senza sgomitarsi l'uno con l'altro. Si diventa amanti in 5 minuti, è una cosa incredibile. Adesso con questo problema di distanziazione, moltissimi colleghi, noi stessi, abbiamo fatto delle scelte. C'è stata una bellissima manifestazione in Piazza del Duomo a Milano, in cui si disegnavano i cerchi di 1 metro in modo molto giocoso, col gesso, per stare distanti il giusto, no? E anche questo è uno stimolo per inventarsi cose nuove. Entrerò a far parte di un progetto di cui non posso raccontarvi nulla, ma che vedrete. Insomma, è un modo per superare i limiti, cioè bella questa idea comunque del cerchio, quindi far diventare un limite parte in realtà diciamo, del gioco, valorizzarlo, farlo diventare un Sì, valore aggiunto. la mascherina, che per me era solo carnevale. Adesso che ci sono meno 2 gradi qua, diventa anche una bella sciarpetta. Cioè, a uno gli fa anche piacere tenere la mascherina, che non c'è freddo. Tutte le giornate ventose. È curioso. Mi sono trovata a parlare con delle persone e ricordavo che da piccola si giocava, forse solo io giocavo, si metteva il fazzoletto sul viso, si giocava insomma ai banditi e dicevo, vabbè, come dire, riportiamo in auge questi ricordi Ma di infanzia c'era e. una bella battuta, non mia, ma di un collega, che diceva: non avrei mai creduto di poter entrare in banca indossando una mascherina e chiedere dei soldi. Che questi me li diano, peraltro. Vabbè, la mascherina ci ha riportato a guardarci nuovamente negli occhi, quantomeno. Io ho notato Sì. questo, perché lo sguardo di solito, almeno, si sfuggiva, non si tendeva a incrociare. E lo sguardo ti inchioda abbastanza, insomma, ti tiene in diretta
connessione con la persona. Con la mascherina io ho notato che invece si ritorna a guardare le persone negli occhi, ecco. Ma poi ci sono ulteriori vantaggi. L'alito, ad esempio, cioè, anche l'alito cattivo viene annullato dalla presenza della mascherina, tutto sommato. E soprattutto puoi fare mille smorfie senza che la persona ti veda. Se ti annoi puoi sbadigliare. Quando dici ti sorridono gli occhi, no, che ti sto ridendo in faccia, ma tu non lo vedi, capisci? Cioè, vedi solo l'occhio che sorride. Fabio, tornando Sì. a te proprio in quanto Fabio Coriò Cabro, ci sono ancora, si trovano ancora online delle tue apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Iniziassi nel 96, qualcosa del 94, genere? Nel 94. addirittura 94. Quindi, come dire, tu hai conosciuto anche un altro aspetto di quello che è la carriera di un artista che fa musica, cabaret, cose del genere. Sì, ho fatto parecchia, ho fatto diverse trasmissioni televisive, Rai 2, Rai 3 e soprattutto il Costanzo Show. Ti assicuro che mi succede ancora oggi, molto più di rado, che qualcuno mi dica: ma io t'ho già visto, ma dov'è che t'ho già visto? Dov'è che t'ho già visto? Cioè, esiste ancora dal 94 a oggi e sono passati quanti anni? 26 anni? Direi proprio di sì. Esiste ancora gente che si ricorda di quelle sei. Io ho fatto sei puntate al Costanzo Show, però sono andate tutte così bene. Poi evidentemente le hanno anche ritrasmesse, perché non posso crederci che la memoria No, collettiva arrivi fino a questo punto. però direi che come dire, hai fissato qualcosa, cioè Sì. hai colpito bene o male. Sicuramente perlomeno non hai colpito in questo senso, ma hai stimolato le persone che in quel breve momento, perché poi erano momenti quelli che lasciavano nel Maestro Costanzo tra un Sì. ospite che parlava a mitraglia e un Sì. altro. Ho avuto l'ultima puntata, mi sono un po' allargato, sinceramente. E poi ho smesso anche perché avrei dovuto fare altre scelte, tipo rimanere a Roma. E Roma è fatta così, perlomeno nel 94 era fatta così. Nel frattempo avevo delle conoscenze anche in Rai. E bastava che tu andassi in Viale Mazzini. Oh Fabie, giusto a te pensavo. Ah, pensavo proprio a te, ma vieni, perché non facciamo questo? Non pensiamo una roba. Cioè, e lì funzionava così all'epoca. Io ero molto amico di Paolo Pietrangeli, ero entrato proprio in confidenza, mi aveva preso sotto la sua ala. Paolo Pietrangeli, grandissimo cantautore, Contessa. regista discutibile se vuoi, però figlio di grande regista, grandissima persona. E soprattutto grande amico, mi portò. Io ho suonato Contessa con lui in Campo dei Fiori in una manifestazione. Allora non so che fosse il PD, non c'era ancora il PD, come si chiamava allora. Ed è stato emozionante. Paolo mi ha sempre protetto, sotto ogni aspetto. E se mi fossi trasferito a Roma, però avrei dovuto confrontarmi con lo sgomitare, il voler far carriera, una serie di compromessi che non mi andavano bene, sono sempre stato un po' troppo sentimentale per fare questo. Non è che mi sento un purista, per l'amor di Dio, però non potevo fare quella scelta, ecco, se l'avessi fatta sarebbe andato tutto diverso, ma se l'avessi fatta non avrei potuto fare quello che è successo dopo. Io adesso, nonostante il Covid o tutto quello che succede, sono veramente felice di quello che mi è successo. Perché ne ho appena compiuti 60, che per me è stato un bel giro, e dico 60 mi piace 60, è interessante. E sono davvero felice di essere arrivato fin qui con tutto quello che ho fatto, piuttosto che con tutto quello che non ho fatto. Quello che non ho fatto non ho fatto, ma quello che ho fatto c'è. Quando parlavo di te a Mariangela, raccontavo proprio che un aspetto di quelli che io trovo affascinante è quello dell'artista libero, di chi ha
Antonello, ti abbiamo perso. Momentaneamente. Sì. Allora, sì. Sentite? Ora ti sentiamo. Ok, rifo. Dicevo che quando, ok, quando raccontavo Fabio Mariangela, uno dei primi aspetti che mi piaceva sottolineare era che ho sempre trovato Fabio un artista libero di fare esattamente quello che aveva voglia di fare, di farlo come voleva farlo. Che ha un costo, perché indubbiamente è un costo. Lavorare, ad esempio, tenere una linea editoriale, lavorare con le televisioni, idem, essere libero di poter fare un festival piuttosto che andare per strada, suonare, cantare, recitare pezzi del suo libro. Come dire, si paga perché non è la stessa cosa, ma ti rende libero. Sì, ci siamo persi tutti, sono rimasto solo No, io. Cioè, io proprio non ti sentiamo. ci sei, Mariangela? No, sì. Saluto Sono. Paolo che si è unito a noi. Ci sono. Sì. Penso abbia qualche problema con l'audio. Lui. Non so se riesco a sentire. Ok. Sì, la libertà ha un prezzo, quella che possiamo chiamare libertà. Piuttosto che libertà, talvolta potrebbe essere la mia inadeguatezza a parlare volentieri di contratti piuttosto che di cose, e quindi non volersi occupare di tutte le burocrazie, e che è anche uno sbaglio alla mia età. Ma non per giustificarmi, sono fatto così da sempre. E non mi sento adesso di cambiare più di tanto. È chiaro che se qualcuno si occupa di te, tipo il mio editore che mi ha pubblicato il libro, di cui fatalmente ho una copia di fianco a me. Eccolo qua. No, non si è Ecco. visto bene No, Fabio. vabbè. Non si La fa così. trilogia del cuore di Ecco, Capa. così. la trilogia del cuore, il Cap in stile Adelphi, fatto apposta come se fosse una delfino, ma pubblicato da una piccola casa editrice di Macerata. Il mio editore, peraltro, lo conosco da quando avevamo 19 anni. Siamo compagni di università. È anche un grande musicista, oltre che un grande editore. E dopo tanti anni mi ha detto, vabbè, dai, ti pubblico questo libro. No, perché era stato richiesto. Funziona, eh. Il prossimo è quello delle ricette dei panini, comunque. Tornando alla Esatto. libertà dell'artista, c'è poco da dire. Anzi, ci sarebbe tantissimo da dire. Se sei bravo a gestirti, riesci a tirar fuori il meglio da te. Questo momento di difficoltà ha fatto sì che anche quelli bravi a gestirsi non potessero tirare fuori né il meglio né il peggio, il che ha messo moltissimi in crisi. Io che già lavoravo poco prima e lavoravo in maniera, diciamo, abbastanza anarchica, nel senso buono del termine, mi sono trovato un po' meno spiazzato, perché tanto sono già spiazzato di vita. Vivo, vedete alle mie spalle? Ecco, una di queste è la finestra di camera mia ed è una torre occupata, e vivo in una casa occupata, in una torre occupata. Perché non ho altre possibilità. Ma la cosa mi stimola più che altro. Non è che sto lì a disperarmi, anche perché do not complain, come dicono i maestri sufi, non lamentarti. Fabio, a proposito di questi argomenti che hai sfiorato, direi, Mariangela, se Fabio è d'accordo, se sei d'accordo anche tu, io, se Fabio voglia, un pezzettino glielo farei fare. Non posso. Non puoi? No, che peccato. Mi dispiace, il vicinato Va è bene, allora rigoroso. poi. Le Va pareti bene, sono di allora. cartone. Allora poi faremo in altro modo. Volevo parlare un po' dell'associazione Aldo Dice. Appunto, la situazione Aldo Dice continua, insiste, ormai Aspetta, sono. Fabio, che cominciamo dalla base perché non credo che tutti quanti sappiano cos'è l'associazione Aldo Dice 26 per 1 e anche perché si chiama Aldo Dice, perché. Allora, Aldo Dice 26 per 1. Era il messaggio in codice che dava l'avvio alla liberazione italiana. Arrivò un telegramma con scritto in codice Aldo Dice 26 per 1, che significava per i partigiani adesso è l'ora di agire, adesso si va. È stata anticipata al 25, avrebbe dovuto essere il 26, noi festeggiamo il 25, ma poi
è stato un percorso lungo. E allora è stata assurta a motto da questo gruppo di persone che si sono unite all'Unione Inquilini. L'Unione Inquilini si occupa di delle persone che hanno ricevuto uno sfratto e hanno avuto l'assegnazione della casa popolare. Ma fra lo sfratto e l'assegnazione della casa popolare possono passare mesi, talvolta anche anni. Che cosa fanno nel frattempo queste persone? Dove vanno? Allora, i clochard alla riscossa e Aldo dice 26 per 1 si sono preoccupati di occupare case affinché le famiglie che avevano diritto all'alloggio potessero starci fino all'assegnazione dell'alloggio. Quindi è una situazione potenzialmente temporanea. Io ci entro dentro perché ho fatto parte, li ho conosciuti, ci siamo conosciuti, non avevo un posto dove andare e poi ho ricevuto anche ruoli di responsabilità all'interno del comitato, adesso un po' meno, la cosa si è un po' raffreddata, però è un posto bello dove si fa musica sempre e adesso stiamo in questa torre di 16 piani per l'esattezza, che sta vicino a Quarto Giaro. Ora, è una delle 5 torri costruite da Salvatore Ligresti per l'Expo, un noto truffaldino ormai morto, e adesso è di proprietà Unipol al 51%. Una di queste torri è occupata da noi, un'altra esattamente identica è un albergo a 4 stelle, che si chiama Hub Hotel, Hub, potete vederlo dall'autostrada, le altre 3 sono vuote. È paradossale, che una sia una torre occupata e un'altra sia un albergo a 4 stelle. Però qui la gente sta bene. Purtroppo, noi abbiamo ancora la struttura da uffici trasformati in stanze, per cui le pareti sono davvero di cartone. Non posso neanche allargarmi troppo. No, Però ok, non ti preoccupare. forse qualcosina riusciamo a farla. Ma in ogni caso su YouTube ci sono più di 1.000 canzoni. Quindi, Sì. Poi se uno va. manderemo anche il link Ma certo, poi metteremo tutti quanti i riferimenti del caso affinché le persone possano ascoltarti. Io già ho iniziato oggi con Facebook, quindi. Wow! Ah, si può fumare in televisione? Nel videoincontro, sì, certo, Che direi di fantastica cosa! Vedi i vantaggi della distanza, talvolta. Non lo faccio apposta e non è che ne ho assurdo così, bisogno. tra l'altro. Mi fa piacere la battuta, è la battuta che mi interessa. Come al solito. Fabio, il tuo ultimo progetto è quello di aver partecipato alla traduzione in italiano, per l'ennesima traduzione tua, di un capolavoro dei Beatles. Sì, la storia è lunga perché io ne ho fatti quattro. E ci sono tutti e quattro i CD. Il primo è stato Albume Bianco, cioè White Album. Il secondo è stato Sergio Pepe e l'Orchestrina dei Cuori Solitari. Ho preferito mettere Sergio piuttosto che Sergente, era più pacifista. Il terzo è stato Rivoltella, cioè Revolver. E il quarto, fatto assieme al maestro Carlo Pedini, di cui è uscito anche il vinile, il primo vinile della mia vita, in 33 giri, è Abbistrada, che è chiaramente lo storpiamento di Abbey Road. E sono tutte traduzioni fatte nel mio modo. Credo che John Lennon le avrebbe molto apprezzate perché c'è dentro l'ironia che spesso i Beatles hanno voluto portare avanti, c'è la dimensione del gioco. Tu ne conosci qualcuna? Comunque sono tutti disponibili su YouTube. Se volete, compratevi il CD. A parte il vinile è una cosa grossa. È grande come un vinile, è incredibile avere un vinile. È vero. Antonello Re mi Premesso, Fabio, capisce. certo, premesso che l'altro giorno mi è scappata una lacrimuccia perché l'8 di dicembre era l'anniversario dell'assassinio di John Lennon e tu sei fortunato, Fabio, che io non abbia un tuo poster in camera mia, in casa mia. Perché io, ragazzino di 15 anni, avevo due poster in camera mia. Uno era John Lennon e l'altro era Bob Marley. A quel punto, nel 1980, ho pensato che fosse meglio non avere più poster di nessuno in camera mia, perché praticamente diventavano santuario a quel punto. Quindi
guarda, fra una ventina d'anni puoi metterlo, cioè, non Anche mi una aspetto trentina tanto. facciamo. Però volevo chiederti, qual è la canzone di Abbey Road che ti ha dato più difficoltà di traduzione? Abbey Road non è mai stato facile, infatti non è tutto facile, sono tutte abbastanza difficili. Probabilmente quella che mi ha dato più soddisfazione nella sua difficoltà è quella che sembra più semplice, Here Comes the Sun, perché nella sua semplicità è incredibile. Quella che è giusta. Poi ti parlo davvero di due canzoni di George Harrison e l'altra è Something, che poi è venuta bene perché il disco è fatto con il supporto del maestro Carlo Pedini e una volta tanto, mentre per dirti Rivoltella l'ho fatto tutto solo con il sopranino, che è grande così, da solo con il sopranino. Sgt. Pepper ha il mio ukulele e le voci di tanti amici musicisti che faccio cantare, tutti i musicisti che invece faccio cantare. Abbey Road, cioè Abbey Strada, ha l'orchestra di 14 elementi e il coro di 40, con l'imbecille davanti che canta, ne abbiamo fatto anche uno spettacolo, esistono anche i video, si trovano su YouTube, ed è stata un'esperienza Video, molto forte, tutte orchestrate da Carlo Pedini. E lì è tanta roba, perché poi l'arrangiamento, come sempre, come anche nel caso dei Beatles, gli arrangiamenti spesso tirano fuori qualche idea. La mia idea dei Beatles era tornare alla radice, ripulire tutto dagli arrangiamenti, l'idea iniziale, e tornare alla radice delle canzoni. Molte canzoni dei Beatles sono state composte sull'ukulele. Ad esempio, Something è stata composta sull'ukulele. Parola del farmacista di Zagarolo. sì, me lo ricordo, Sapete questa ricordo. storia? Il vecchio farmacista di Zagarolo mi vede girare con l'ukulele e mi dice: ma sai che io avevo un amico che aveva composto una canzone? Ah, e questo amico era George Harrison. Il farmacista di Zagarolo era amico di George Harrison. Si sono conosciuti a Londra negli anni 70 e gli ho detto: guarda che something in the way she attract me as no other lover, quella lì. Qualche cosa dentro lei. Ecco, ma non vi faccio lo spoiler, comprate il disco. Cioè... tutto questo fa parte di un gioco grande che non so se sia già finito. Non lo so, però mi ha portato via parecchi anni. Il primo disco è del 2000. Sono 20 anni che ci lavoro sopra su questa cosa, su queste tante cose che hanno sempre divertito e divertono. Difficilmente le faccio dal vivo. Dal vivo ne faccio due o tre. Faccio Blackbird, cioè Merlo, È quello che ho messo io su Facebook. che è molto delicata, e ne esistono tante versioni. Questa grande soddisfazione di poter lavorare con un'orchestra ed un coro è particolare. Fabio, Particolare. potresti fare un lavoro sui Beatles dopo Let It Be, cioè sui quattro Beatles prendendo il meglio dei quattro indipendenti. Sì, potrebbe essere un'idea. La terrò presente. La terrò presente. Attualmente sto traducendo. Magli, stai attualmente stai? No, niente, attualmente sto niente, attualmente sto ascoltando Mariangela. No, dimmi Fabio, che cosa dicevi? Che attualmente stai Stavo dicendo lavorando? una cosa. Sto lavorando sul poco e nulla, sto dipingendo qualcosa, perché un altro dei miei difetti è quello di dipingere, di imbrattare tele, ma è un po' la solitudine che ti fa venire queste cose. La solitudine è un valore assolutamente positivo, eh. Devo dirvi che la sto approfondendo. Da bravo monaco, la solitudine non mi fa paura e non mi fa specie. Anzi, mi dà modo, sono qui chiuso nella mia tana, che in realtà è una scenografia che sto costruendo da 2 anni, per un vecchio progetto che avevo, che è L'ultimo nastro di Crap di Samuel Beckett, riveduto e corretto, riveduto e scorretto.
in qualche modo, e che è uno dei miei testi di riferimento da sempre. Sai che ho scoperto questa cosa qua, perché noi io e te non abbiamo mai parlato, ma tu e Stefano Bollani avete tante cose in comune, ma una in particolare, perché tu facesti gli esercizi di stile di Ramon Queneau in teatro, Sì. cosa che anche Stefano fece, ma una volta sola, al Teatro Modena di Genova. Con Bisio che leggeva e lui che interpretava a pianoforte Wow. le varie versioni, le varie esercizi di stile del raccontino di Queneau. Meraviglia, meraviglia. E mi sarebbe piaciuto vedere invece voi due insieme, perché trovo che parliate la stessa lingua, sia quella musicale che quella amabile, divertente del surrealismo. Purtroppo non abbiamo mai avuto modo di conoscerci. In realtà, quando faceva la trasmissione con Davide Riondino, no? Con gli ospiti, avrei dovuto essere uno degli ospiti, ma non siamo riusciti a incastrarci. Ero già stato invitato da Monica Nonno e da tutto lo staff, e porca miseria, non c'è stata l'occasione. Ci sarebbe stata, e anche a me piacerebbe, e mi sarebbe piaciuto. Comunque, linea. Esercizi di stile, dico linea S perché lo spettacolo che facevamo noi si chiamava Linea S, ha lasciato molto il segno. L'abbiamo fatto 4 volte, una a Palazzo Grassi, le altre due in un teatrino di Venezia e un'altra fuori Venezia. Era una produzione veneziana comunque. Un'altra cosa che abbiamo in comune è la passione per Fosco Maraini. Fosco Maraini, il papà della Dacia, l'autore del Lonfo. Il lonfo non va terca né gluisce, molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce bisce sdilenca un poco, e quella lì, il papà della Un poco metasemantica, salvata. il vecchio Fosco Maraini, che ebbi la fortuna di sentire al telefono. Gli telefonai perché avevo in mente di mettere in musica La gnosi delle fanfole, che è il titolo del suo libretto di metasemantica, che tanto successo ha avuto. Mi rispose gentilmente. E mi disse: "Ah, che bella cosa!" Lui da ormai quasi novantenne. "Che bella cosa, sì, mi piace. Ma sa, sono già in contatto con Paolo Altomare, di Loie Altomare, che peraltro ha fatto un disco sulle gnosi delle fanfole, no?" Con Stefano E quindi Bollani. non vorrei che questa cosa. Ho detto: "Ma no, non si preoccupi." Nel frattempo, Fosco Marini è morto. L'ho sentito per telefono una volta sola, mi aveva dato il suo imprimatur per dirmi sì, fallo tranquillamente, ed è stato gentilissimo, per me un mito assolutamente culturale grandissimo. Sì. Ecco, tanto per Era buttare secondo altra carne. Eh no, perché anche quello l'avevate in comune, perché non solo Fosco Marini, ma proprio la gnosi delle fanfole, perché Altomare poi lo fece con Bollani. Quindi Esattamente. vedi che ci stava perfettamente insieme. Com'è? Tutto torna, tutto torna. E sono i tanti chiodi nel cassetto, come dico, no? Anziché che si tengono lì. Piuttosto che mettersi nella testa, è meglio tenerli nel cassetto. E Fanno meno. non è, ma sono le tantissime idee che ti vengono giorno per giorno. Puoi stare dietro a una, devi concentrarti su quella. Io tendo anche ad essere dispersivo, ma è perché sono fatto così. La dispersione fa parte del mio modo di dare, se vuoi. No, infatti, Mariangela, io ho avuto la fortuna, io mi ritengo fortunato di aver frequentato Fabio più volte all'interno di manifestazioni sempre sotto l'egida del nostro amico Andrea Satta. E la parte più bella di tutte queste era quando si andava a mangiare, si andava a bere qualcosa insieme tra uno spettacolo e l'altro, tra una lettura, tra la presentazione di un libro e l'altro. E il tempo che passava con Fabio tra una citazione di un musical, di un libro, le battute che venivano fuori sul momento, lui che tirava, mentre noi mangiavamo, tirava fuori il suo album di cantoni e praticamente faceva delle canzoni a richiesta sul momento, a volte anche non a richiesta, ma
bastava l'input, bastava, ed erano momenti bellissimi. Fabio, però Sì. potresti leggerci qualcosa del libro, una pagina, un... No, che ne non la so. fine, ma Se non è un giallo, quantomeno invogliamo. raccontarci un No, po' del allora, libro. questo libro che vedete fra le mie mani è una trilogia, nel senso che contiene tre tipi diversi di narrazione. Il primo è un romanzo d'appendice, nonostante stia all'inizio, è proprio d'appendicite, oserei dire. Il secondo è un diario intimo e il terzo, dal terzo potrei trarvi qualcosa. La terza parte si chiama Fini, in tutti i sensi che potete dare a questa parola. E si tratta di storie, come finiscono le storie. Finisce così. Lui la lasciò durante le vacanze. Se ne andò compiutamente, senza sbattere la porta. Si limitò a strappare la zip della tenda. Arriva dopo, ma quando arriva fa malissimo. Siamo tutti così, sono un po' in stile Max Aub, solo che qui non si ammazza nessuno fondamentalmente. Lei lo lasciò in un mare di lacrime, lui fece fortuna affittando costumi da bagno. Ci siete? Ci siete? Benissimo. Ecco, lei gli doveva tutto. Per questo nessuna delle pallottole venne sprecata sulla mobilia. E ce ne sono tantissime, credo che siano 80. Ve ne lascio un'altra. Lei gli disse: non cambiare mai. Ritrovarono solo tracce dell'auto col motore bruciato, perché non aveva mai cambiato. Ecco, e questa è la terza parte del libro, che si conclude chiaramente. No, non ve lo spoilerò, non posso farvi vedere la fine. No, 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 tutto ciò è No, terribile. però almeno puoi dirci dove si trova, o perlomeno se si può ordinare nelle librerie, oppure... Si trova su tutte le piattaforme principali, si chiamano piattaforme, non si sa bene perché, perché di piatto hanno pochissimo, se non la forma del libro o della pagina stessa. Si trova fondamentalmente online oppure scrivendo a Effemeria Edizioni, ecco, la trilogia del cuore di K. Ne abbiamo venduti almeno 5, credo, e siamo molto soddisfatti. No, vagamente di più. Abbiamo un congruo numero di fan, perché è un libro da fan, e ne ho già altri due pronti. Quindi, Bene. a parte quello dei panini, che mi hanno Sì, chiesto di quello. fare un libro, uno spettacolo sui panini. Ma Angela, dovresti leggere le ricette di Fabio. Insomma, intanto, come dire, invito un po' tutti, oltre ad ascoltare le musiche, i testi di Fabio, perché devo dire, io dovevo conoscerti prima di incontrarti, e quindi Antonello mi ha, come dire, dato indicazioni, e è veramente una bella scoperta, insomma, Fabio, da Grazie. diversi punti di vista. Intanto, Grazie. permettimi, veramente hai vissuto tante vite in questi 60 anni, quindi, Sì. cioè, nel senso, io ho una vita piattissima, cavoli. Comunque, a parte questo, no, veramente sorprendente. Poi questo tuo, veramente, tocco personale, infatti sono rimasta incantata da Blackbird, da Merlo, e oggi l'ho messa su Facebook perché l'ho trovata così delicata, così piacevole, insomma una carezza al cuore. E quindi, oltre ad aver avuto il piacere di scoprirti da un punto di vista musicale, dovrò scoprirti anche da un punto di vista della scrittura. Già oggi ci hai dato qualche assaggio, quindi anche, visto che si avvicina anche il Natale, possiamo donare, insomma, delle carezze, dei momenti di felicità. Consiglio, Fatelo. insomma, di correre sulle piattaforme, come tu dicevi, e acquistare la trilogia del Cuore di K. Sì, comunque esistono libri ben più importanti di questo, devo dirvi. Ma se proprio, proprio avete già letto tutto il leggibile, compratevi anche questo, che tanto male non fa. Non va male, soprattutto non ammuffisce, a meno che non lo... Dipende da dove lo tenete, però. Va bene.
Fabio, siccome non so se siamo al limite del Io collegamento, penso non di vorrei sì. che rimanesse così. Io personalmente volevo ringraziarti di tante cose, ma oltre che della tua arte, che tu sai io adoro, anche della tua umanità. Trovo che fin da subito ti ho sentito come un fratello vero. E quindi grazie di tutto. È Grazie reciproco. di essere stato il nostro primo ospite, perché chi ben comincia ha cominciato bene. Quindi sì, è stato bello iniziare con te. Lascio i saluti finali a Mariangela, che è colonna fondamentale di tutto questo. E quindi parola a te, Mariangela. Niente, anch'io come Antonello ti ringrazio Fabio perché oltre al racconto di questa tua avventura artistica c'è un valore aggiunto umano che si vede, si tocca veramente anche a distanza. E niente, questo nostro primo incontro che abbiamo pensato e ideato con Antonello è un modo per, come dire, consegnare delle pillole per creare discussioni, dare stimoli, gettare, come dire, dei sassi nell'acqua e creare dei cerchi che dialoghino tra di loro. E quindi speriamo, insomma, che questa cosa stimoli anche dei commenti, perché noi metteremo anche la mail, quindi se avremo anche delle richieste per te, Fabio, te le gireremo, insomma, per poter assolvere alle curiosità delle persone che ci contatteranno. Per il libro, per il CD e per l'LP. E Sono magari anche felicissimo. quando sarà possibile per gli spettacoli a casa. Quello sono sempre disponibile, di House E anche Concert. come insegnante di ukulele. Volendo, siamo sempre lì, eh. Fabio, a questo punto io anche come messaggio lancio quando si potrà, se vorrai venire in biblioteca, abbiamo una sala dove si possono fare concerti, quindi ecco, sei Sto guardando l'orario ospite. dei treni. Va bene. Un saluto al Ragazzi, ukulele. grazie mille, eh. Grazie a Grazie te. ancora. Buone feste Un abbraccio. per quanto feste possano essere, per quanto buoni possiate essere voi. Grazie, Fa. Altrettanto. Grazie, a Ciao Mariangela, un presto. saluto a Paolo se ci sta guardando. Ciao Paolo. Ciao. Ciao.